Grazie, buongiorno. Sei una spia, sei arrivata qui correndo, che meraviglia, benvenuta. Beh, c'è stato già il citofono, il saluto piripi di subito, Carlina. Siamo partite, capito? Comunque ragazzi, quel film è diventato veramente un cult. Sì. Perché lo conoscono tutti i ragazzi, quelli più grandi, tutte le generazioni lo guardano ormai. Beh, tuttora mi fanno fare piripi, sono passati, penso, 28 anni. Ne puoi 27, più di fare piripi, ma noi abbiamo un pezzo del ciclone, guardiamolo. Scusate il ritardo. Hai visto che gira e rigira sempre da Carlina, tu devi tornare. Piripi. Ascolta, Piripi, ti ha spiegato lei che cosa devi fare? Tu forse ti sei scordato che ho fatto un anno di recitazione con Peter Brook e che ho cantato pure come mezzo soprano a San Carlo, di Napoli. Si sa. Però ascolta, mezzo soprano, te stasera e solo questa sera dovrai far finta di essere la mia fidanzata. Per cui comportati per bene. Non ti preoccupare, la facciamo schiattare d'invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena. Buonasera a tutti, spagnoli e non. Entriamo in quel ristorante alle 21.05 del 14 giugno del 1996. E quella lontana, ultima speranza che abitava nel mio cuore di far colpo su Caterina venne spazzata via in un batter d'occhio un'ora e mezzo dopo, quando Carlina si inventò di sana pianta il nostro primo rapporto sessuale. È budu, mi giro, e mi rivoltava. Ma che era? Era una furia. Ma che era? Era uno stallone. Alla fine, dopo due ore di sesso sfrenato, lo sai che cosa ha avuto il coraggio di chiedermi? Ma dillo a tutti, non solo a lei. No, io lo devo dire alla spagnola. Ha avuto il coraggio di chiedermi... Ancora! E allora sappiamo! Personaggio meraviglioso, Carlina. Devo dire. Ma Carlina ti assomiglia in qualche tratto del tuo carattere? Beh, guarda, il fatto che io sia negata completamente a fare i conti. Okay, sì, su questo uguale. Sì, però è anche una donna, Carlina, che cerca sempre, vedi, di piacere. No, in questo no, devo dire, sono abbastanza sicura. E sei anche un po' meno sì, esibizionista, insomma, ma spesso sai questi personaggi così eccessivi, certo. Poi in realtà nella vita, poi invece sai come i grandi comici, che poi nella vita sono malinconici. Chiaro, no? Chiaro, certo, assolutamente. Ma la mossa la vogliamo riprovare? Ma certo! Io lo sapevo. Allora, in piedi... La mossa è un movimento ondulatorio e sussultorio. Ondulatorio. Ma c'è un maestro? C'è qualcuno? Non ci aiuta con la batteria, per piacere, maestro? Ha fatto tardi ieri sera. Oh! Oh! Ah, ora è fatta! Sei contenta? Oh! Brava, adesso promosse. Posso dire che tutta la settimana che sogno questo momento, sì, per sì, me possiamo anche andare a casa. È vero, è vero. Tutta la settimana che parla solo di fare la mossa con te. Senti, bellissimo anche il personaggio di Pieraccioni in questo film. Devo dire che è stato un'altra delle genialate di Leonardo Pieraccioni. Ma la tua vita professionale è cambiata prima o dopo il ciclone? È tantissimo. Oddio, io lavoro da quando avevo 14 anni in maniera professionale, ma da bambina ho iniziato, per cui ho sempre lavorato. Sicuramente il ciclone è stato un film talmente famoso e talmente nazional popolare. Certo, è vero. Che dopo questo film, sì, sicuramente. Senti, è cambiato. Il rapporto con Leonardo, ecco, vi vediamo. Bellissimo, una foto. Un fratello. Perché noi avevamo fatto già i laureati. Ah, è vero, sì, sì. Quindi certo. Prima i laureati, poi il ciclone. Speriamo tra un po' anche di rifare qualcos'altro. Ah, sarebbe bellissimo rivedervi insieme al cinema. Abbiamo un video per te. Guarda. Tosca. Ma dove l'ha fatto? Io lo so. Che se ti avessero dato un euro tutte le volte per la strada qualcuno ti ha fatto fare piripi, a quest'ora con quei soldi ti saresti comprata la casa in mare di Paolo Perego, lo so, perché mi è capitata anche a me tutte le volte come i boomerang, capita quando entrano nel cuore fortunatamente quei film così divertenti come quello che abbiamo fatto, ma c'è chi sta peggio di noi, te pensa per esempio, che ne so, a una comunione con tutti i parenti, a Rocco Siffredi. E che gli chiedono? Un bacio. Meravigliosa attrice, meravigliosa donna e ragazza davvero sempre simpatica. Un bacio a te.
ci siamo sentiti per questo video, mi ha detto abbracciamela tanto, ti vuole proprio tanto anche bene. Io, è proprio una bella cosa. Allora, noi sai che facciamo le interviste attraverso degli aforismi, per conoscere meglio i nostri ospiti. Certo. C'è un aforisma per te, ah, che dice: qual è la differenza tra un fidanzato e un marito? Almeno 20 kg, Angela Finocchiaro. Ma in più o in meno? No, in più. Beh, ah, è un classico. Dopo sposati. Devo dirti che io sono una brava cuoca, quindi sicuramente cucino molto, mi piace molto, ma mio marito è favoloso. Ancora oggi è magrissimo, in perfetta forma, uno sportivo, quindi il matrimonio gli ha fatto solo bene, vero amore? Certo. A proposito di matrimonio, ho letto che tu con Massimo, il tuo secondo marito, sei stata fidanzata 11 anni prima di sposarsi. Sì, però abbiamo convissuto subito, quindi un fidanzamento già matrimonio. Ecco, ma siccome anch'io ho fatto 14 anni prima del matrimonio, ecco, ti volevo chiedere, ed è anche per me il secondo marito, ti volevo chiedere, ma serve per conoscerli meglio, secondo ma te? Ma noi abbiamo aspettato perché avevo un figlio nel precedente matrimonio e avevo l'esigenza di far sì proprio che tutto quadrasse. Certo. Però sicuramente questa è una cosa giusta, il mio primo matrimonio, penso che eravamo tanto giovani, dopo un anno ci siamo sposati, effettivamente. Cioè, no, bisogna aspettare dagli 11 ai 14 anni. Anche 20 anni, però io ho tanto tempo, voi mi chiedete di sempre di matrimonio. Quanti sono anni sono? 4. No, allora anche te il secondo, no? Il secondo matrimonio. Sì, secondo. Ma è ancora sotto esame, Giovanni. È sotto esame, è sotto esame. No. Troppo presto. Che meraviglia. Allora, hai confessato di essere, ecco, di essere non proprio una esperta in tecnologia. Mi racconti un problemuccio come noi che hai avuto col cellulare, insomma. Allora, ma forse questo è un classico. Intanto prima non si cancellavano questi messaggi e io ho mandato un messaggio di fuoco a mio figlio, ad una persona invece di lavoro. E quindi sai, si creano, perché usi anche dei termini, delle parole un po' più forti, un po'. Infatti mi ricordo, la risposta è stato un punto interrogativo. Cioè, perché mi tratti così? Ma perché mi mandi così? E poi veramente il panico, perché ti ricordi, prima non si riusciva, adesso dai, si cancella anche velocemente. Quindi... Ma perché poi schiacciavi in piedi e dicevo, porca miseria, ho sbagliato il mittente. Beh, scusami, così finiscono anche delle amicizie, che ne so, oppure degli amori. Perché è un attimo, è lì che c'è gente che ha perso il lavoro per mandare il messaggio sbagliato. Gravissimo, assolutamente... stiamo attente. Senti, la gradisci un caffè? Cara, io lo gradisco, ma sappi che insomma sono napoletana, quindi sono un giudice molto severo. Allora non so se ti piacerà, però vediamo. Grazie Fabrizio, portare il caffè. Ma perché lo chiami sempre? Perché c'è il caffè in mano. Buongiorno, buona domenica. Fabrizio, grazie. Grazie Fabrizio. Ma questa musica è un po' sexy, come mai? Buongiorno, io devo farle i complimenti perché io sono un grande appassionato di opera e di musica lirica. Certo, la Tosca. E la sua opera, la Tosca, ma sa quante volte l'ho vista, proprio la sua? No, Fabrizio, per favore. Ha ragione, è bellissima. Per favore, Fabrizio. E luce alle stelle, Valeria. Non è sua, Fabrizio, è Tosca. Però il nome. Certo, il nome, la nome Tosca. Ma lui pensava che tu fossi quella Tosca, non hai capito? E poi non mi butto sicuramente da Castel Sant'Angelo. Decisamente. Te lo scordi, Te lo scordi. Grazie. Simona? No, grazie, no, perché basta. Sicuramente me lo rovescio sul vestito bianco. Tutta bianca, ecco. Ma devo dare anche un giudizio a questo caffettino? Sì, dai. Allora io ti dico solo che questo ce lo fanno con tanto amore nell'attrezzeria, quindi arriva un po' freddo. Un po' freddo. Però è fatto con tanto amore. Non è male, questo è importante. Grazie. Brava. Non è male. Nella tua carriera, che è sempre stata continuamente di successo, diciamo, hai fatto tante cose diverse, ma sempre di successo, ci sono anche i bastardi di Pizzo Falcone. C'era già Trasalivano, dice che bastardi sono quelli di Pizzo Falcone. Ecco, e noi abbiamo proprio un cameo, ma meraviglioso, vediamo. Io ho bisogno di te. Io lo sento che mi ami. Quando è esplosa la bomba, io non ho fatto altro che pensare a mio figlio. E ho pensato, ma se muoio, chi ci pensa a lui? Io invece ho pensato solo a te. Ma non lo capisci? Lui ha bisogno di me, ha bisogno del padre, ha bisogno di una famiglia. E io che cosa sono per te, Otto? Tu sei stato un sogno bellissimo, ma è finito.
era con Massimiliano Gallo, adesso ecco, con Massimiliano, tra l'altro 4 milioni di ascolto, l'avvocato malinconico, perché grande successo della Fiction. Bravissimo, Vincenzo Malinconico, che io ho visto, ecco, parlami di questa Fiction al Bastardo di Tizio Patone, di grande successo. Sì. Adesso stiamo iniziando le riprese della quarta stagione. Quarta stagione. Quindi proseguono le avventure dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ecco, e come ti trovi? È una Guarda, un personaggio bellissimo, perché è una donna che soffre molto, ha un figlio con dei grossi ritardi e quindi, sai, è divisa tra questo grande amore e il senso di responsabilità che ha nei confronti di questo figlio, di questo marito. Ed è una donna che è sempre, è difficile da interpretare, perché non fa mai, è poco, tutto poco, devi togliere tutto. Per assurdo è più facile interpretare un personaggio un po' più esuberante. Però è molto bello. È poi a Napoli e sei bravissima. Brava. Sei bravissima, bravissima. Allora, noi siamo felici di averti anche perché tu sei qui come testimone di una campagna meravigliosa, sì, che è la campagna di Save the Children. Intanto, ragazze, dovete mettere anche voi lo stemmino, perché come vedi c'è un numero di telefono importantissimo, il 45533, al quale dobbiamo tutti chiamare, perché ti spiego, è un momento veramente disastroso, terribile, difficilissimo. Sono tanti anni che io faccio la testimonial al Save the Children. Ogni anno, siccome sono un inguaribile ottimista, penso, dai, l'anno prossimo andrà meglio. No, sempre peggio. Adesso potete immaginare, pandemia, guerra, problemi climatici, c'è una carestia che dura da 4 anni. Abbiamo un problema enorme, bambini malnutriti, ma veramente malnutriti, la morte praticamente. Cioè, è assurdo pensare che oggi nel 2022 un bambino possa morire di fame. È incredibile. È veramente assurdo. Cioè, facci caso, c'è una parte del mondo che cura l'obesità e una parte, giusto la metà, che invece non riesce a mangiare. Guarda, ti ho portato questa cosa che è inquietante. Eccolo qui. Questo è l'avambraccio di un ragazzino malnutrito. Mamma. Adesso anche in Somalia c'è un momento veramente tragico. Un bambino su 6 è veramente altissimo. Sì, e quindi io continuo a ripeterlo. Sai, è un momento difficile storicamente parlando, per cui le persone sono anche un po' stanche, no, di sentirselo ripetere, che è un momento difficile, e di aiutare, ripeto di nuovo questo numero, 45533. Però dobbiamo farlo, dobbiamo donare. Noi, al di là di questo, cosa possiamo fare? Dobbiamo donare, perché sai, anche io me lo domando tante volte, ma che cosa posso fare? Ma effettivamente noi non è che possiamo, siamo in grado di andare lì e di aiutare praticamente. Allora possiamo fare da qui, donando, perché tante volte c'è anche un po' di stanchezza, come ti dicevo, e quindi dici, basta, non ne posso più. No, invece no, basta niente, sempre, è vero, fortemente. È vero, assolutamente. È un momento difficile. Save the Children. Ci ricorda che sono bravissimi. 4, 5, 5, 3, 3. È vero che è un momento difficile, ma se si dona poco, ma si dona tutti, si riesce veramente a dare una grossa mano. Una goccia fa il mare, goccia. Sono perfettamente d'accordo. Che bello che ci hai portato questo messaggio. Quindi mi raccomando, tutto il pubblico di Citofonare Rai 2, famoso per la sua generosità. Che 4, 5, 5. Guarda, sarebbe fantastico che proprio questa trasmissione, ti immagini, riuscisse proprio a fare una cifra importante. Ma noi lo diciamo, donate. 4, 5, 5, 3, 3, lo faremo. Donate, che riempie il cuore. Prendete adesso il telefono, perché poi vi sentirete meglio. Pensate che magari donate 2 euro e salvate un bambino dalla fame. È vero. Pensate già solo questo e prendete tutti in mano il telefono, noi lo faremo. Un caffè, la pubblicità. Dai, un caffè. Un caffè, il prezzo di un caffè. Di un bambino, mi raccomando. Assolutamente. Ma dovrà il nostro un pubblico generoso che ti darà delle belle soddisfazioni. E lo facciamo. Grazie Tosca. Grazie a voi. È stata una grande gioia essere qui con voi. Grazie. Ma guarda, se vuoi tornare anche a cantare, oggi facevi Save the Children. Noi ti accogliamo. Oggi è Save the Children. Vuoi venire a cantare con noi? Certo. Lo prometti davanti a tutti? Certamente, con grande piacere. Tosca da Cuneo tornerà presto qui a Citofonare Rai 2, ma intanto noi ti mostriamo il nostro divulgatore scientifico Massimo Cannoletta, che ogni domenica si sveglia in un posto straordinario e ce lo consiglia. Guarda un po'.